Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di erosione della costa con la regione Abruzzo che ha presentato a Torino di Sancro il piano di difesa della costa, un documento atteso da quasi 20 anni e che dovrebbe servire a programmare e rendere organici gli interventi a tutela del litorale abruzzese. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Guarda ad un orizzonte temporale di 20 anni e cerca di tenere conto dei cambiamenti climatici. Il piano di difesa della costa predisposto dalla Regione Abruzzo analizza lo stato attuale in cui il 21% dell'arenile risulta in arretramento e il 3% in forte arretramento, ma predispone anche il quadro nel quale inserire gli interventi di difesa attraverso i principi di precauzione, sostenibilità ambientale, economica e sociale, condivisione e coinvolgimento. Il nostro piano è stato apprezzato. È stato capito il significato di un piano che per la prima volta da una linea di sviluppo di indirizzo ha un grosso problema che forse in passato è stato un po' trascurato. Il piano dovrebbe risolvere anche l'annoso problema dell'utilizzo dei fanghi di dragaggio dei porti per il ripascimento delle spiagge. In più dovrebbe consentire ai sindaci di avere un quadro più chiaro e snello delle procedure burocratiche da seguire. Oggi non si deve parlare del singolo, oggi si parla di una strategia, di un sistema della crescita della regione Abruzzo. L'individuazione dell'unità fisiografiche apre innanzitutto uno scenario di cui il nostro territorio ha bisogno, che è quello di un intervento unitario sull'unità fisiografica Martinsicuro Giulianova. Previsti interventi a beneficio della qualità delle acque di balneazione, soprattutto per Pescara e San Vito, e di trasformazione mirata al miglioramento della capacità difensiva delle opere e della riqualificazione paesaggistica. Garantire un rapporto di sinergia di lavoro tra contratto tra mare e fiumi, dunque con i contratti di fiume, perché dobbiamo garantire, diciamo, la balneabilità del nostro territorio, della nostra costa. Una strategia complessiva che ci stiamo dando, perché credo che anche i dati che avete visto quest'anno sono pubblicati sulla stampa, ma credo visivamente anche gli impianti depuratori che sono entrati in funzione, che vengono controllati, stanno dando dei risultati per cui possono proiettare l'Abruzzo su un determinati settori che danno sviluppo. Dal punto di vista delle risorse, il piano consente di avere già pronti degli studi di fattibilità. 146 milioni le risorse da reperire tra vecchia e nuova programmazione, la maggior parte dei quali da utilizzare nei prossimi 5 anni. Per questo la Regione ha assicurato che il progetto sarà tra quelli sottoposti al governo nazionale per l'utilizzo del Recovery Fund. È chiaro che con i fondi regionali quest'opera non si può fare, questo lo voglio dire a chiare lettere. O il governo ci mette il suo e ci autorizza e ci approva i piani, però il nostro dovere era quello di presentarci con le carte in regola di fronte al governo. Ora il piano della costa sarà sottoposto alle necessarie valutazioni di impatto ambientale e si aprirà ad osservazioni e proposte di modifiche. Poi ci sarà il passaggio in consiglio regionale per la conversione in legge. Ora cambiamo argomento. La TUA, l'azienda unica di trasporto pubblico regionale, ha inaugurato la sala operativa multifunzionale che ha sede a Pescara, presso appunto la sede operativa di TUA, che permetterà un controllo continuo dei mezzi importante, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. La tua azienda unica di trasporto regionale si è dotata di una moderna e funzionale sala operativa multifunzionale sita nella sede di Pescara. Questa mattina i vertici dell'azienda hanno illustrato le novità sui servizi di trasporto, anche in coincidenza con il recente avvio dell'anno scolastico. L'obiettivo è quello di far viaggiare l'utenza in massima sicurezza. Quando noi abbiamo iniziato, questo nuovo consiglio di amministrazione ha cominciato a lavorare per cercare di risolvere delle problematiche, si è trovato con auto obsoleti e con una serie di notizie che erano frammentarie. È evidente che per quello che riguardava la vetustà dei mezzi abbiamo provveduto, nei limiti delle risorse a disposizione, ad acquistare più di 150 nuovi mezzi, e tutti questi mezzi acquistati hanno un computer di bordo.
Però questo sarebbe stato evidentemente inutile se non avessimo creato contestualmente le condizioni per le quali, con un sistema come quello che c'è in questo momento in sala operativa, noi potessimo raccogliere dagli autobus stessi tutta una serie di notizie che metteremo a disposizione sia delle nostre strutture per offrire un servizio migliore e con maggiore sicurezza, ma anche e soprattutto a tutto il sistema regionale che, dovendosi occupare della decisione di dove e come sviluppare percorsi per la regione Abruzzo, avranno notizie di prima mano e sicuramente puntuali. Noi abbiamo l'immediato conteggio delle persone a bordo quando si sta arrivando all'80% e noi abbiamo la segnalazione, e se ci sono persone che sono rimaste alla fermata senza possibilità di salire, in pochi minuti creiamo le condizioni perché ci sia un bis e quindi ci sia un autobus che diventa di servizio per le persone che non hanno potuto prendere il primo pullman. La comunicazione avviene in automatico dal computer di bordo sull'autobus alla sala operativa, quindi noi siamo costantemente in condizione di avere tutte le notizie che ci consentono in tempo reale di fare le scelte più opportune per cercare di risolvere queste problematiche. Qui sapremo quale sarà il numero complessivo delle persone che utilizzano gli autobus, in quali posti è necessario rafforzare le corse perché c'è una maggiore richiesta e in quali posti si possono creare condizioni per le quali corse sovrapponibili possono essere eliminate. Ci saranno tutte le notizie per creare condizioni di razionalizzazione del trasporto, ma in questa fase, lo ripetiamo, in cui la percezione del sovraffollamento, che in alcuni casi non c'è perché noi sugli autobus non superiamo mai l'80% previsto dalla legge, ma ci rendiamo conto che un clima particolare in questo momento fa sì che vedere tutti quanti i posti a sedere occupati e alcuni posti in piedi possa in qualche misura indurre le persone a pensare ad un sovraffollamento, ma così non è. I libretti delle nostre macchine prevedono qual è il totale delle persone trasportabili normalmente e noi, rispetto a quei libretti, come previsto dalla legge, facciamo salire soltanto l'80%. Adesso ci spostiamo nell'area Vestina, dove desta preoccupazione la situazione presso l'ospedale San Massimo di Penne per la positività al Covid-19 di un anestesista del 118 che attualmente asintomatico si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. La situazione resta per ora sotto controllo. Sentiamo di più nel servizio di Stefano Recanati. Preoccupazione nei giorni scorsi per un nuovo caso presunto di Covid-19 presso il presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Il dipendente sanitario risultato positivo al primo tampone è un anestesista del 118 residente a Pescara. Attualmente asintomatico, si trova in isolamento a casa. Ora il paziente, che presta servizio sia a Penne sia a Pescara, dovrà sottoporsi al secondo tampone e poi ad un terzo per accertare il suo stato di salute. Immediatamente si sono attivati tutti i protocolli per sottoporre ai test, tamponi e sierologico l'intero personale medico e paramedico, ma comunque al momento non si registrano interruzioni di lavoro nei reparti. Nessun allarme per ora, ci dice il segretario regionale della FIALS, Gabriele Pasqualone. Bisogna mantenere la calma ed evitare quanto più possibile di provocare allarmismi. Intanto resta costantemente controllato l'accesso al nosocomio Vestino ed in particolare al pronto soccorso. L'ingresso avviene solo dopo un pre-triage e l'analisi del tampone. I positivi vengono poi dirottati presso il Covid Hospital di Pescara, visto che il reparto Covid del San Massimo, Medicina 2, è attualmente chiuso in attesa di tornare alla sua normale attività. Comunque la situazione viene correntemente monitorata da tutte le autorità sanitarie preposte. Intanto, sempre nel capoluogo Vestino, il virus è entrato nel centro Lapis, dove sono ospitati 42 migranti. In questo caso è stata attivata la sorveglianza attiva H24 fino al 20 di ottobre. Proseguiamo, voltiamo pagina, ci spostiamo a Teramo. Il Ministero degli Affari Esteri ha scelto il capoluogo abruzzino insieme ad altre tre città italiane per celebrare la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Gli incontri si terranno dal 21 al 24 di ottobre e coinvolgeranno i migliori esperti del settore. Sentiamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli.
Teramo è tra le 4 città italiane dove sarà celebrata la giornata mondiale dell'alimentazione. La provincia abruzzese, infatti, è stata selezionata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come sede privilegiata. Le manifestazioni si terranno dal 21 al 24 ottobre prossimi all'interno dell'iniziativa Insieme per lo Sviluppo Sostenibile. Gli incontri si svolgeranno all'Università di Teramo, nella sala ipogea del Comune, al Parco della Scienza e termineranno in cattedrale con una grande messa di ringraziamento officiata dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. Questo evento penso che sia collegato anche alla firma della Carta di Teramo che abbiamo avuto lo scorso anno con i rettori africani e un riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio della Carta di Teramo come elemento fondamentale per la cooperazione allo sviluppo e per la formazione che coinvolga l'Italia ma anche e soprattutto paesi in via di sviluppo del continente africano. Le parole chiave ovviamente sono sostenibilità alimentare, biodiversità, quindi legare gli alimenti al territorio, però raccontando la valenza scientifica e salutistica degli alimenti legati al territorio, cosa in cui la facoltà di bioscienze è punto di riferimento di eccellenza a livello internazionale proprio per la ricerca e la valorizzazione dei prodotti tipici. La sostenibilità alimentare è legata a un concetto sia di produzione che sia rispettosa dell'ambiente, ma anche legata all'uomo, alla centralità dell'uomo, quindi la sostenibilità in questo caso è intesa a 360 gradi, ricomprende anche il concetto di resilienza rurale, di cui discuteremo proprio la domenica con un convegno organizzato dalla Coldiretti, quindi per i 70 anni della riforma agraria, e in questo contesto ovviamente bisogna valorizzare il produttore, colui che riesce a fare un'agricoltura non di tipo intensivo, che quindi non sfrutta l'ambiente, ma l'agricoltore che è in grado di valorizzare i prodotti tipici del territorio recuperando anche quelle tradizioni storiche che ben si legano al concetto di salute, si legano al concetto di valenza dell'alimento legato alla scienza, alla produzione, quindi del metodo scientifico applicato all'alimentare per valorizzare la storia, il territorio, le tradizioni e ripeto la sostenibilità intesa anche piccole produzioni nelle aree interne, cosa che l'Abruzzo ovviamente è regione diciamo, che rappresenta questi aspetti in modo esemplare in Italia e direi nel mondo. Cambiamo argomento adesso con l'evento organizzato dall'associazione Il Risveglio di Manuela Fare Tutto con Amore è stata celebrata anche a Pescara presso l'Istituto Nostra Signora la 6ª giornata europea dei risvegli per la ricerca sul coma. Sentiamo. La tematica che affrontiamo è una delle più difficili, le gravi cerebrolesioni acquisite. E allora io, con la mia determinazione, la mia tenacia, la mia forza, perché non sono più giovane e quindi ne richiede tanto di forza per avere forza, sto lottando ogni giorno per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo delicato aspetto della vita sociale. L'opinione pubblica e soprattutto le istituzioni devono dare forse maggiore attenzione ai bisogni di queste persone così sfortunate, perché nessuno deve essere lasciato più solo. Non bisogna avere una sanità di serie A e di serie B. L'ospedale di Popoli, che è stato individuato come sede di una struttura idonea per ospitare simili patologie. Certo, allora Manuela, le parole di Manuela sono quelle che sono impresse nella mia mente e nel mio cuore, fare tutto con amore. Ed io affronto ogni giorno anche le difficoltà con l'amore che Manuela mi ha lasciato, le parole di Manuela che mi ha lasciato. Perché? Popoli, perché a Popoli? Popoli perché è un punto strategico, a Popoli perché esiste già un centro di eccellenza, posso dire, di riabilitazione diretto dal dottor Carlo D'Aurizio. E Popoli sarà un punto di riferimento per tutte le persone che soprattutto nel nostro Abruzzo avessero bisogno di questo aiuto. Ma la nostra associazione è un aiuto soprattutto perché medico non possiamo, ci sono i medici, ci sono i sottotitoli ospedaliere, ma le famiglie che non devono più sopportare le peregrinazioni che ha sopportato per lunghi 4 anni la mia famiglia.
L'associazione Teramo Nostra, nell'ambito della 25esima edizione del premio Di Venanzo, ha deciso di omaggiare il ricordo della figura del critico d'arte Philippe Daverio, scomparso prematuramente qualche settimana fa. Sentiamo. All'interno della 25esima edizione del premio Di Venanzo, nella sala dell'Ipogeo, è stato tributato un omaggio a Philippe Daverio, storico e critico d'arte, personaggio televisivo, gallerista e politico, scomparso prematuramente lo scorso 2 settembre. La dottoressa Di Felice ricorderà la figura di Daverio, indagando anche il rapporto che lo legava alla città di Teramo. L'omaggio di questa sera a Philippe Daverio vuole essere l'omaggio al grande storico dell'arte, critico, scrittore, ma soprattutto all'uomo. Ho avuto l'opportunità e la fortuna di conoscere Philippe già nel 2013, quando abbiamo cominciato a parlare della mostra su Gennaro della Monica. E poi questa amicizia è continuata proprio perché da parte mia, tra l'altro, c'era la voglia di ascoltarlo, di ascoltare quell'uomo che con la sua pacatezza riusciva e con la sua bonomia riusciva sempre a portare avanti questo discorso della bellezza, al punto tale che è venuto a Teramo qui per vedere il Castello della Monica, era rimasto veramente impressionato e ci aveva dato dei consigli incredibili, quelli di destinare questo spazio alla creatività, alla fantasia. Philippe Daverio è venuto tantissime volte nella nostra città, gli era piaciuto tantissimo, tant'è che il vecchio palazzo, il vecchio castello, lui lo voleva fare come museo della fantasia, quindi conosceva tantissimo la nostra amata Teramo. E noi, come premio Gianni Di Venanzo, questa 25esima edizione, abbiamo voluto omaggiarlo con questo ricordo. E siamo così arrivati allo sport. Partiamo dal calcio di Serie B, dunque dal Pescara, che continua a tenere d'occhio il mercato degli svincolati. In attesa di capire la posizione contrattuale di Pettinari, il club biancazzurro vaglia l'ex Verona Pazzini, che chiede però un ingaggio alto. Per la difesa, il Pescara ha praticamente chiuso per il terzino destro Fabrizio Cacciatore, ex Chievo e Cagliari. Tra i volti nuovi c'è invece il centrocampista Leandro Fernandez, acquistato a titolo definitivo, il quale ha sottoscritto un contratto triennale con Delfino e che andiamo ad ascoltare. Leandro Fernandez, intanto benvenuto a Pescara, come ti sei trovato subito in questa nuova squadra, in questa nuova città? Grazie mille, mi sono trovato molto bene, sono molto contento di essere qua, ringrazio tutti i miei amici della squadra. Ecco, sei arrivato e subito in campo, com'è stata questa prima avventura, questa prima partita contro il Notaresco in Coppa Italia? Avete sofferto, c'è da affinare ancora un po' le cose con tutti i ragazzi della squadra? Sì, sì, certo, perché ero arrivato per 2-3 giorni, era tutto nuovo per me, però si vede già in allenamenti chi va molto meglio, i ragazzi mi aiutano. Siamo una squadra forte, pure dentro e fuori campo. Il mister è molto bravo, aiuta la squadra sempre, quindi ho tutta la fiducia che tutto andrà molto meglio. Ecco, hai giocato in un centrocampo a tre da play, è il tuo ruolo naturale? Ti trovi meglio a giocare così o un centrocampo a due? Come ti senti meglio in mezzo al campo? È dove il mister vuole che gioco, perché io penso che io gioco per la squadra, dobbiamo lottare tutti insieme, quindi non importa dove gioco, devo fare il meglio per la squadra e come il mister vuole. Più vicino o più lontano alla porta? Più vicino alla porta. Ti piace più vicino alla porta? Sì, sì, certo. Ecco, vieni da un'avventura con una squadra come la Juventus, ecco, che cosa ti ha insegnato quell'avventura? È molto, perché sono stato lì dal 2018, ho imparato tante cose lì, quindi
devo dire grazie a tutti, alla Juve, perché mi hanno aiutato un sacco quando sono arrivato come un ragazzino da Olanda a Torino. Adesso sono qua, sono molto felice e questa è un'avventura per me che può essere molto 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 bene per me. Ecco, abbiamo visto, se non andiamo errati, una foto prima di arrivare a Pescara insieme a Del Sole, un tuo amico della Juventus. Che cosa ti ha detto quando è venuto qui? Ha detto che mi troverò molto bene qua a Pescara e ha detto che è top qua, quindi sì, sono felice. E adesso proseguiamo il nostro telegiornale scendendo di categoria, andando a parlare del Teramo. Presentato uno degli ultimi arrivi in casa Diavolo, si tratta dell'attaccante Cristian Bunino, che arriva in prestito proprio dal Pescara e che dopo una stagione in ombra tra Padova e Viterbo vuole rilanciarsi in maglia biancorossa, centrando anche quella doppia cifra di gol che non ha mai raggiunto nel corso della sua carriera. Andiamo ad ascoltarlo. Arrivo a Teramo sperando che sia l'anno appunto giusto per potersi imporre e per poter dimostrare di fare qualcosa di importante, di essere comunque un giocatore che può fare parecchio bene in questa categoria. E quindi, appunto, come richiamo le tue parole, speriamo che sia l'anno giusto, l'anno per esplodere, via. Ho avuto anche altre proposte che ho valutato, diciamo, fino alla fine con Teramo. E Teramo è una piazza che mi ricordo quando giocai qui con Siena 3 anni fa, che comunque anche il Bonolis comunque mi è sempre piaciuto. Mi è anche piaciuto che adesso, purtroppo per il Covid, sai, non ci saranno magari i tifosi che ci sono normalmente. Però mi ricordo anche comunque che era una piazza calda e quindi mi piacque già allora. E niente, è stato, secondo me c'è un progetto importante qua. E ho visto anche comunque le prime due partite che si è fatto molto bene. E penso che ci sia un gruppo, anche ho visto comunque anche oggi che ho avuto modo di conoscerli da vicino, c'è un gruppo di bravi ragazzi e secondo me era la giusta situazione per me e spero di, adesso mi metterò comunque a disposizione del mister e della squadra e spero di poter iniziare il prima possibile. A livello di condizione ho fatto il ritiro col Pescara dall'inizio fino a ieri, diciamo, quindi a livello di condizione sto bene. E a luglio ho avuto l'operazione alla spalla che, diciamo, che erano quei 3 mesetti per rientrare, quindi sono ora fresco, cioè sono ora, diciamo, pronto per rientrare, quindi penso che già domenica sarò a disposizione e se non sarà questa domenica sarà la prossima. Sono stato molte volte vicino a arrivare in doppia cifra ma non ci sono mai arrivato, quindi sicuramente mi è rimasto un po' lì. Però sì, mi auguro sia, diciamo, l'anno giusto e poi al di là dei gol spero comunque anche a livello di prestazioni poter dare il mio contributo alla squadra, che sicuramente i gol contano, perché senza dubbio un attaccante conta il gol, c'è poco da fare. Gli stimoli non sia difficile trovarli, perché comunque se uno ha voglia di emergere lo stimolo può averlo a 18 anni come può averlo a 30 anni, quindi penso che ogni anno comunque uno debba sempre avere la voglia di migliorarsi e quindi sinceramente, nel senso, a livello di stimoli non mi sento meno di quando ne avevo 18, anzi, più gli anni passano più ho voglia di arrivare, quindi sotto questo aspetto non posso che dire che gli stimoli, anzi ogni anno che passano ne ho sempre di più, perché comunque ho voglia di arrivare e penso di aver qualità per poter arrivare, quindi stimoli ne ho molti. Erano rimasti pochi numeri, quindi diciamo non è che avessi tutta questa scelta. Comunque ho scelto il 32 che avevo già preso in passato alla Bobovieri, via, speriamo che mi porti la sua fortuna. Esatto. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, chiaramente il prossimo aggiornamento è come sempre alle ore 19, se volete on demand ci sono i nostri servizi sulla piattaforma YouTube, sul sito tv6.it e anche sui nostri social. Vi ricordo, prima di chiudere, anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velo condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini per parlare chiaramente del mondo della bici. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.